Siamo arrivati alla vigilia di una resa dei conti in Ucraina, una brutta, drammatica resa dei conti. L'aggredito Zelensky ha tuonato per tutti questi giorni chiedendo armi, sempre più armi, sempre più armi per resistere, ma in realtà per darle ai suoi uomini, alla sua popolazione civile, ai suoi soldati, per morire sempre di più. L'aggressore ha tirato dritto per la sua strada, Putin, senza scomporsi, è una strada di morte, è una strada di aggressione, è una strada di violenza, ma è andato avanti nel Donbass. Adesso si deve arrivare ad una resa dei conti, ad una tregua, ad un armistizio, ad una cessata il fuoco. E si deve arrivare a questo perché gli uomini che stanno più lontani, lontanissimi, negli Stati Uniti hanno deciso basta, adesso basta Zelensky, ha detto Biden, gli hanno spiegato nel Partito Democratico, stiamo andando alle elezioni, basta Zelensky, cinismo puro, basta Zelensky, basta armi, basta richieste. E domani tre capi di Stato, Francia, Germania e Italia, anche Draghi, vanno a Kiev a dire cerchiamo una soluzione. Dall'altra parte però, chi convincerà Putin ad una soluzione? Si sono mossi Xi, il leader cinese, molto realista, e si è mosso fin dall'inizio il Vaticano, il Papa. Il Papa sta chiudendo questa fase con una sua terribile, terribile discorso, con un suo discorso chiaro e terribile. Ha detto, ma voi pensate che le guerre siano fatte dai buoni contro i cattivi? Se pensate questo, le guerre non finiranno mai, le guerre sono fatte da tutti i cattivi. Tutti quelli che incitano gli altri ad ammazzarsi e a continuare ad ammazzarsi sono tutti cattivi. Questo noi l'abbiamo detto fin dal primo momento, tant'è che oggi che si va verso questo epilogo diciamo che ci sono almeno 50 o 60 giorni di guerra, di lutti, di vittime, di morti che non vanno messe a carico dell'aggressore ma a carico della testardaggine degli aggrediti e di chi li spingeva a morire ancora. Dopo Mariupol, dopo l'Azovstal, si poteva arrivare a questa stessa conclusione e forse ci sarebbe stata ancora più terra ucraina in mano agli ucraini di quello che ci sarà dopo la conclusione. Ma tutti quelli che in Italia ci hanno accusato di essere amici di Putin perché dicevamo e diciamo ancora le guerre si concludono con dei trattati di pace e sono fatte sempre tra i due belligeranti, dove sono? Dove sono in Italia questi eroi, questi belligeranti, questi guerrafondai, questi fanatici del nazionalismo che dicevano no, non si deve cedere un millimetro di terreno perché un metro di terreno ceduto in Ucraina è come se fosse ceduto nei valori della civiltà occidentale. Dove sono finiti? Dove sono le grida alle armi, tutta retorica? Tutta retorica che non è servita né a prendere consensi in Italia e nemmeno a risparmiare vittime in Ucraina. E non è servito a fermare Putin. Quindi adesso si andrà ad un realismo che è quello della pace congegnata, della pace concordata tra due in guerra che vengono accompagnati al tavolo della pace da potenze che li fiancheggiano. Nel caso di Putin il Papa e Xi non lo fiancheggiano, ma semplicemente fanno un favore al mondo a dire smettila, come ha cercato di fare anche Erdogan. Da quest'altra parte diranno a Zelensky ti promettiamo di entrare presto nell'Unione Europea, ma però loro ci sono stati al gioco terribile e infame delle armi e del continuare a combattere. Socrate diceva nell'antica Grecia non fate leggere ai ragazzi Omero perché questo spirito di patriottismo è fuori dalla testa delle persone, è la pietà che conta e noi che abbiamo queste radici, radici cristiane, sappiamo che la pietà conta di più dei proclami nazionalistici.